Eccolo, mi pare che il travaglio c'è. È pronto? Ok, allora Marco, se mi senti, vai pure, tranquillo, vai. Eccomi, buonasera. Diciamo Buonasera, puoi andare, fai pure il tuo pezzo la di là. verità. Diciamo la verità, nessuno di noi vorrebbe trovarsi in questo momento nei panni del povero Bersani. Le sue ultime parole famose, lunedì smacchiamo il giaguaro, passeranno alla storia come inno alla sfiga, peggio ancora della gioiosa macchina da guerra di Occhetto, che tra l'altro aveva preso pure più voti. Ora Bersani ha solo due alternative alle elezioni, o si allea con Grillo o si allea con un comico. Cioè con Berlusconi, che peraltro è suo alleato già da 16 mesi nel governo Monti, anche se nessuno se lo ricorda. Infatti Berlusconi vorrebbe tornare ad allearsi, ma stavolta Bersani dice che non vuole perché ha paura degli elettori. Così all'improvviso apre a Grillo, che però non vuole votare la fiducia a chi lo ha definito nell'ordine fascista, antidemocratico, peggio di Lenin, quinta colonna di Berlusconi, populista, autoritario, eterodiretto, indecente, maschilista, autocrate da strapazzo. E ora chiede a Grillo di salvarlo, promettendo di fare subito in fretta e furia tutto insieme quello che i partiti non hanno mai voluto fare in 20 anni. Eppure sono 6 anni che Grillo tenta di dialogare col centro-sinistra. Cominciò nel 2007 quando lanciò le primarie programmatiche online che furono discusse da 800.000 persone su internet e poi consegnò a Palazzo Chigi le proposte a Prodi, energie rinnovabili, wifi gratis, rifiuti e cemento zero. Prodi quel giorno sorrise, chiuse gli occhi e si addormentò sul divano. L'8 settembre ci fu il primo V-Day a Bologna che riempì Piazza Maggiore e varie piazze collegate per il Parlamento pulito. 3 leggi di iniziativa popolare per togliere i condannati dalle liste, tetto di 2 legislature massimo e via la legge Porcellum. Sotto il palco non c'era nessuna telecamera della RAI, di Mediaset e di La 7 che avevano altro di cui occuparsi. C'era solo Anno Zero insieme a Sky. Il TG1 dedicò all'evento un servizio di ben 29 secondi, mentre il TG2 col suo direttore Mauro Mazza evocò addirittura i terroristi in un editoriale intitolato Grilli e Grilletti, dove ammoniva Grillo facendo il gesto della pistola e disse: che cosa accadrebbe se un mattino qualcuno, ascoltati gli insulti di Grillo, premesse il grilletto? Scalfari scomunicò il Movimento 5 Stelle come fenomeno anarcoide e individualista, anacronistico e antipolitico, e paragonò Grillo a Guglielmo Giannini, Cola di Rienzo e Masaniello. Poi disse: chi inneggia al Vaffa partecipa consapevolmente alle invasioni barbariche che connotano gran parte della nostra mediocre e inselvaggita attualità. Mi viene la pelle d'oca, dietro il grillismo vedo la dittatura, l'antipolitica è sempre servita a fare piazza pulita per il futuro dittatore. Andrea Romano, attuale testa d'uovo di Monti e Montezemolo, allora scriveva sulla Stampa, se la rideva di gusto e scriveva che in un paese normale il V-Day sarebbe recensito nelle pagine dello spettacolo. Grillo ci riprovò nel 2008 con il secondo V-Day a Torino, altro strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione, il referendum. Ne propose 3 per la libertà di informazione. In piazza c'erano 100.000 persone, 2 milioni di italiani collegati in altre piazze, si raccolsero quasi 500.000 firme per abolire l'ordine dei giornalisti, la legge Gasparri e i fondi pubblici ai giornali, e poi ci fu l'appello di Grillo al PD, proprio: copiate il nostro programma, ve lo regalo. Nessuna risposta. Su Repubblica Francesco Merlo scrisse che la libertà di stampa in Italia non è in pericolo, anzi in Italia c'è sovrapproduzione di informazione, ce n'è addirittura troppa, ce ne vorrebbe un po' meno. E poi che Grillo era molto in crisi e non riusciva più nemmeno a far ridere. Il giornale lo chiamò Benito Grillo e Sergio Romano sul Corriere scrisse: l'irresistibile ascesa del comico politico dura generalmente qualche mese o pochi anni e poi si spegne quando il pubblico si stanca di ascoltare sempre le stesse battute o si accorge che nessuna soluzione politica potrà mai venire dal mondo dell'avanspettacolo. Accadrà anche nel caso di Grillo, una previsione proprio perfetta. Nel 2009 Grillo si candida addirittura alle primarie per il segretario del PD dopo Veltroni e Franceschini in concorrenza con il candidato dell'apparato, che era appunto Bersani. Ma la domanda fu respinta. Perché? Perché mentre si scoprivano migliaia di tessere false del PD in tutta Italia,
Uno dei pochi che voleva iscriversi davvero, e cioè Grillo, non poteva. Motivazione: non è possibile la registrazione del signor Grillo Giuseppe all'anagrafe del PD perché si riconosce in un movimento politico ostile al PD. E Grillo disse: ma io sono ostile all'attuale vertice del PD, ma le primarie servono appunto per cambiarlo il vertice, quindi perché mi tenete fuori? Ma comunque lanciò un ultimo appello quasi disperato: prendetevi il nostro programma, non potete avere lo stesso programma di Berlusconi. Nessuno gli rispose, tranne Fassino, che lo sfidò con una frase memorabile che oggi sta facendo il giro del web: se Grillo vuol fare politica, fondi un partito, si presenti alle elezioni e poi vediamo quanti voti prende. Perché non lo fa? È stato poi accontentato. Nel 2010 il Movimento 5 Stelle esordisce alle elezioni amministrative, in Emilia sfiora il 7%, in Piemonte fa il 4% e Mercedes Bresso perde contro Cota di Misura e se la prende con Grillo, dice: non l'avevamo calcolato, ci ha fatto perdere le elezioni. Risposta di Grillo: è la Bresso che ci ha tolto un sacco di voti, se non si presentava lei vincevamo noi. I partiti intanto continuano a dormire sperando che passi la nottata. L'anno scorso, alle prime prima delle amministrative, Napolitano invita addirittura a non dare fiato al demagogo di turno. Crosetto del PDL dice: mi ricorda i fascisti Grillo, anzi i nazisti. Alla violenza verbale di Goebbels parliamo di un fascio comunista. Enrico Letta disse: preferisco che i voti vadano al PDL piuttosto che a Grillo. Risultato: 5 Stelle vince a Parma e prende l'8% su scala nazionale. Però Bersani si consola e dice: non abbiamo perso, abbiamo non vinto. Napolitano non si è accorto di nulla, anzi dice: boom, quale boom? Io di boom ricordo solo quello economico degli anni 60, gli consigliano Amplifon, che ha degli ottimi prodotti per i problemi di udito. L'estate scorsa tutta una gara a insultare Grillo, che naturalmente ricambia con gli interessi. Bersani gli dà del fascista del web, Scalfari se la prende addirittura con Mentana e Santoro perché lo fanno vedere e perché mostrano i sondaggi che lo danno in crescita. La morale è che non bisogna parlarne, così 5 Stelle non esiste. Intanto Grillo si prende pure la Sicilia con una nuotata, ma Ferrara dice che è un flop. D'Alema sghignazza: Grillo mi sembra un impasto fra il primo Bossi e il Gabibbo. E il Cavaliere dice: è un fenomeno da baraccone che sottrae voti ai moderati e li regala alla sinistra. Giuliano Ferrara, che è proprio un profeta con un fiuto da rabdomante, aggiunge: Grillo è in caduta libera, vola sotto il 10%, ha uno spazietto politico residuale tipo Cicciolina. Arriva il voto utile e l'attore torna al suo cabaret. Ferrara, naturalmente considerato molto intelligente a destra e a sinistra, infatti gli danno tutti retta e adesso se ne pentono. Bersani infatti archivia rapidamente l'ondata di novità delle primarie, annuncia: adesso arriva lo squadrone, mette Renzi in naftalina, fa una campagna elettorale senza dire una parola su tagli alla casta, gli sprechi, legge elettorale, tasse, corruzione, anzi senza dire una parola, punto. E perché? Perché il PD è troppo impegnato a spartire i ministeri del futuro governo, che pensa di vincere al totocalcio senza neanche giocare la schedina. Bersani a servizio pubblico non viene, in compenso va da Vespa con tanto di peluche del giaguaro da smarchiare, si dimentica persino di prenotare Piazza San Giovanni e se la fa fregare da Grillo, pensa di avere già vinto, butta alleati e voti preziosi dalla finestra, prima via Di Pietro, poi via i Verdi, i comunisti, in groia che non piace a Napolitano, così rinuncia a un 2% che non è molto ma l'avrebbe fatto vincere o l'avrebbe fatto perdere un po' meglio. È il replay della campagna elettorale del 2006, quando il centrosinistra partì con 10 punti di vantaggio e finì pari. Allora c'era la BNL con l'Unipol, adesso c'è il Monte dei Paschi, sempre tutti sulla stessa banca. Mai un'idea chiara, solo frasette biascicate col sigaro in bocca, il giaguaro da smacchiare, il passerotto in mano, il tacchino sul tetto, la mucca in corridoio, tutto lo zoo. Tranne una bestia, il Grillo, che viene dimenticato perché è fascista, ci porta in Grecia e ci fa uscire dalla democrazia. Anzi, Vendola disse: Grillo urla e mette grugniti invece di pensieri. Adesso improvvisamente Grillo è tornato di sinistra, D'Alema lo elogia come l'interlocutore prezioso e Vendola auspica una discussione feconda. Chissà in che lingua la faranno la discussione feconda, coi grugniti? Grazie Marco. In bocca al lupo a Isabella Ferrari, a te per Stato la mafia. Grazie. Allora, torniamo qui, lasciamoli riposare. Per...